Buongiorno a tutti i lettori di RivMag. Qua siamo sulla spiaggia di Diano Marina per il Wind Festival 2017, sesta edizione. Non poteva mancare, come nelle scorse edizioni, lo stand di ZZ Surf. Qui due rappresentanti d'eccellenza, allora Maurizio Andreello, che è responsabile dei marchi Loft Sails e Unifiber in Italia. Ciao Maurizio. Ciao ragazzi, benvenuti al Wind Festival. Oggi abbiamo un po' di novità da farvi vedere e poi ve le racconto, che è roba figa. Adesso nei prossimi minuti, e qui di fianco a me anche Christopher Frank, campione di Coppa Italia Formula Windsurfing per 2017, giusto? 2017 e 2016. Buongiorno a tutti. Due anni consecutivi, sì, speriamo di fare la tripletta l'anno prossimo. Va bene, quindi adesso li seguiremo per farci spiegare i prodotti qui esposti da loro. Allora, cominciamo con la nostra prima vela. Dico prima perché è l'ultimo sviluppo di Loft Sails, è la Wavescape, è la vela che ha sviluppato Dione Guadagnino in Venezuela insieme a Monti. Vela 4 stecche, molto facile da usare, l'hanno alleggerita molto aggiungendo le stecche in carbonio, e è una vela dedicata per le tavole multi-fins, quindi va bene sui 3 fins, 4 fins, insomma parliamo di un prodotto che piace molto ai waver radicali. Tutta tramata, iper resistente. Il prodotto Loft Sails è un prodotto che nasce per durare nel tempo, e anche quest'anno facciamo qualcosa che duri un po' di più rispetto magari ai nostri competitors. Proseguiamo con la Pure Lip. Pure Lip è la wave più classica, 5 stecche, stabile. Anche questa sviluppata da Dione Guadagnino in Venezuela. Le novità di quest'anno sono un monofilm un pochino più spesso, quindi in teoria la vela rimane un pochino più pesante rispetto all'anno scorso, però hanno aggiunto il 100% delle stecche in carbonio, quindi in totale abbiamo risparmiato circa 3 etti. Quindi abbiamo una vela più resistente rispetto all'anno scorso e un pochino più leggera. Lo shape è rimasto molto simile, è stata cambiata un pochino la balumina per renderla un pochino più veloce, perché è una vela che nasce per fare il down the line puro, però non è cambiata tantissimo rispetto all'anno scorso, l'hanno fatta soltanto un pochino più resistente. È un bel prodotto, io lo uso, io faccio slalom, mi piace la vela stabile, uso questa. Qui parliamo della regina dei prodotti Loft Sails, è la Oxygen. La Oxygen è la Free Race senza camber, o Power Free Ride, o chiamatela come volete, però è una bomba atomica. È una vela che va iper veloce, sembra quasi di avere una vela slalom in mano, soltanto che non c'è quella cosa antipatica, che molti considerano antipatica, dei camber. È una vela che, insomma, lo shape viene modificato leggermente ogni anno. Monti, che è il velaio, non è uno che rivoluziona, è uno che evolve, e questa è una vela che si è evoluta rispetto all'anno scorso, un pochino più leggera, un pochino più veloce, leggermente col baricentro leggermente spostato verso il basso. È una vela che tiene un po' più vento rispetto a prima, quindi non ne servono neanche tante, insomma ne prendete un paio e avete tutto il range di vento possibile e immaginabile. La novità di quest'anno di Oxygen è che le versioni blu sono HD, heavy duty, sono tutte tramate rispetto alla versione orange, che non è tramata. Chiaramente, avendo un monofilm tramato, è leggermente più pesante, però se uno vuole una vela che deve durare tanti anni, questa è la soluzione migliore. Andiamo di qua. Andiamo a parlare delle vele, quelle per le vere competizioni, quelle toste, insomma. Loft Sails nasce come un marchio che vuole dedicarsi molto di più al mondo race piuttosto che al mondo wave freestyle, anche se con Davis Paternina e con Dione Guadagnino stiamo lavorando anche sul wave, però sicuramente le vele, diciamo, race sono quelle che vengono meglio a Loft Sails. Monti è un racer da sempre e ha prodotto questo gioiello della natura, si chiama Switchblade, vela 3 camber, tasca stretta.
È una vela che io oserei dire che è la vela da slalom femminile. Tenete conto che abbiamo appena fatto, siamo reduci del photoshooting fatto a Torbole, e questa vela la usava una ragazzina di 14 anni. Si chiama Anna, la vedrete nei nostri video. E dopo due giorni che faceva windsurf su uno slalom, usava questa vela e ce le dava di brutto, insomma. No, vela eccezionale, anche questa nella versione blu è tutta tramata. Quindi rimane HD, heavy duty, un pochino più pesante rispetto alla versione orange, però è una vela che continua a mantenere le stesse identiche performance della versione non tramata, soltanto che dura un po' di più, quindi insomma fa comodo. E se prima abbiamo presentato la regina, qua abbiamo il re. No, mi sono sbagliato, questa è ancora una Switchblade Orange, scusatemi, Monti le fa talmente bene che sembrano quelle strafighe. Quindi andiamo avanti. Abbiamo la Racing Blade è il re dei prodotti Love Sales, la vela usata da Pascal Toselli, da Andrea Rosati. Andrea Rosati ci ha vinto il campionato del mondo IFCA con questa vela. Che dire, è la nostra vela slalom, è il nostro gioiellino. Io di notte me la sogno, alla mattina mi sveglio e dico Racing Blade, e mia figlia mi dice cosa hai detto, io Racing Blade, e quindi è molto influente nella nostra vita, di noi che lavoriamo all'interno di Love Sales. La vela è stata modificata in modo radicale quest'anno, questo perché nel 2017 avevamo una vela che era velocissima, potentissima, ma non era per tutti, era per gli atleti, quelli iperallenati. Quindi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo resa un pochino più compatta, abbiamo accorciato un po' il boma, abbiamo accorciato un po' il luff, quindi abbiamo un albero un pochino più corto, e abbiamo spostato molto il baricentro verso il basso. Questo rende la vela molto più leggera nelle mani, molto più facile da usare. In strambata la tavola sta giù, non dovete più gestire la tavola come un cavallo imbizzarrito. È una vela che, avendola già provata e testata parecchie volte, vi posso dire che è diventata una vela slalom che possono usare in molti. Anche questa, 100% delle stecche in carbonio, viene dotata di camber sia RDM che SDM, quindi la potete armare fino al 520 con l'albero RDM, siamo gli unici a farlo su questo mercato. E ragazzi, prendetevi una Racing Blade perché godete due volte, quando la comprate e quando la usate. Questa invece è la Enscape. La Enscape è la vela sviluppata da Davis Paternina, quindi abbiamo una vela freestyle vera quest'anno. L'anno scorso era un piccolo esperimento freestyle di Monti, quest'anno invece abbiamo una vela che è stata sviluppata da un freestyler per il freestyle. Davis si allena tutti i giorni con Gullito, quindi è uno che insomma un pochino ne sa, e ha fatto questa vela. Io non sono un freestyler, dunque non ci capisco niente di freestyle, e mi hanno detto che è bella, mi hanno detto di dirvelo, io ve lo dico. Fate i bravi, ciao. Ringraziamo quindi Maurizio e Christopher per le loro presentazioni e averci accompagnato nella collezione Love Sales 2018, e vi invitiamo quindi a visitare lo stand se capitate in questi giorni qui a Diano Marina, o se no il loro sito per eventuali ulteriori curiosità sui loro prodotti o per eventuali acquisti. Grazie Maurizio, grazie Christopher, grazie a te. E a presto. Alla prossima. Okay.